Il consiglio che vi do oggi, ragazzi, è di godervi per bene questa bella panterona nera, perché sono sicuro che in giro ne vedrete davvero poche. Questo non tanto perché la Leon Cupra sia un'auto poco interessante sotto il profilo della sportività, anzi tutto il contrario, c'è da dire che all'interno del segmento C si tratta forse di una delle hot hatch più appetitose, diciamo così, ma soprattutto perché questa è la versione Leon Cupra R, un'edizione limitata in 799 esemplari, 30 dei quali sono arrivati qui in Italia, e che rappresenta un po' il passaggio di consegne nella preparazione delle auto sportive per la strada tra il brand spagnolo e il non proprio neonato, diciamo così, brand Cupra, che appunto gestisce anche le attività in pista della casa spagnola. Abbiamo quindi la solita piattaforma MQB, le stesse dimensioni per quanto riguarda il passo, 2,63 m, 4,28 m la lunghezza, ma qui ci sono degli affinamenti a livello soprattutto tecnico ma anche estetico che la rendono davvero diversa e che le danno una personalità non solo unica rispetto alle altre Leon, ma anche unica secondo me all'interno del segmento. Partiamo magari dall'esterno. Intanto vi dico che a fronte di un prezzo abbastanza interessante, magari impegnativo, si tratta di una vettura full optional, per cui i fari full LED adattivi, abbiamo anche i sistemi di assistenza alla guida, là ve lo vediamo magari non integrato benissimo, il radar che ci dà la possibilità di accedere al cruise control adattivo ma non al lane assist. Per quanto riguarda l'estetica invece c'è questo splitter in fibra di carbonio e queste caratterizzazioni color rame che è alla base della filosofia di Cupra. Il rame è il materiale della connettività, cuprum in latino vuol dire anche rame, e vi dico che di connettività all'interno di quest'auto ce n'è tanta, non soltanto per quanto riguarda il sistema di infotainment ma anche proprio per l'engagement che si crea tra auto e driver. Ci sono poi queste minigonne laterali che corrono nella parte bassa del fianco della vettura, i cerchi lo so che li avete già visti, ne parliamo tra pochissimo, e ci sono queste caratterizzazioni in stile magari TCR, chiamiamole così, per questi passaruota che la irrobustiscono un pochino. Al posteriore invece troviamo questo simile estrattore in fibra di carbonio che incorpora anche due scarichi che emettono un sound, devo dire, niente male, e viene corrisposto, se così si può dire, nella parte alta da un altro spoiler in fibra di carbonio, bella la finitura anche e la forma, che sì, diciamo, cerca di gestire un po' il flusso ma non crea un vero e proprio effetto downforce. Parliamo allora di tecnica, che è la parte più interessante della vettura. Sotto il cofano c'è un 2000 TSI da 300 cavalli in versione DSG, lo troviamo con 310 cavalli nella versione manuale, che scarica la potenza a terra tramite un differenziale elettronico attivato idraulicamente e che però riesce appunto a non avere mai alcun tipo di problemi grazie a una ciclistica davvero molto raffinata. Ci sono delle sospensioni a controllo elettronico che possono essere tarate su tre diversi livelli e si affidano anche a questi cerchi, come vi dicevo prima, con un design davvero stupendo, devo dire, da 19 pollici, che calzano un pneumatico 235 spalla 35. Si tratta di un Pirelli P0 che davvero non vi mette mai in difficoltà. Per fermarvi poi ci sono questi bellissimi dischi flottanti su campana in alluminio con pinza monoblocco Brembo a 4 pistoncini, instancabili davvero. Ho fatto parecchi chilometri con questa vettura e posso dirvi che il fiatone viene molto prima a voi che a lei. Un'altra particolarità che non si trova molto spesso è un camber negativo di 2 gradi sia all'avantreno che al retrotreno. Questo vuol dire che la parte alta della ruota entra all'interno del corpo vettura appunto di 2 gradi, dando tantissimo appoggio in curva e trasformando la neutralità di questa piattaforma, che di solito caratterizza questa piattaforma, in una percorrenza, in percorrenze anzi in velocità, che fanno davvero invidia a tante vetture. Non è frizzante come una Fiesta ST o come una Yaris GRMN, per farvi un esempio, ma per quanto riguarda compostezza e percorrenza davvero ha da dire la sua anche nei confronti di rivali ben più quotate. Abbiamo parlato un po' di tecnica, mi sembra di aver detto tutto. Vi faccio vedere anche gli interni. Abbiamo questa caratterizzazione in alcantara per quanto riguarda lo sterzo. Tutte le volte che tocco questo materiale mi immagino di avere un gatto, così sarebbe davvero spettacolare. Sedili che come vedete sono in un corpo unico e che hanno questa caratterizzazione in fibra di carbonio per quanto riguarda il lato, e che anche loro integrano alcantara e pelle. Davvero molto comodi, anche in autostrada non c'è nessun problema, ma contengono molto bene quando cominciate a divertirvi tra le curve. Vi faccio vedere com'è l'ingresso a bordo. Io ve lo ricordo, sono alto 1,80 m, ma non c'è davvero alcun problema a entrare all'interno.
ho ancora tantissimo spazio per la testa, volante che ovviamente si regola in profondità così come il sedile, e come vi dicevo ambiente mega curato grazie a questi materiali soft touch nella parte alta della plancia, ma anche qui sulle portiere dove c'è questa finitura in carbonio che forse mi sdubbia un pochino sinceramente, ma poi per il resto davvero molto semplici e intuitivi anche i comandi, un sistema di infotainment che vi dà la possibilità anche di gestire i parametri del motore, ma che vi dà poi accesso a tutto quello che vi serve per la connessione del telefono e quant'altro. Molto interessante, anzi carino e nostalgico, la presenza di contagiri e indicatore di velocità ancora analogici. La lancetta dà qualcosa in più in questi casi secondo me rispetto a un Active Info Display, diciamo è un pochino più sanguigna. Qui ci sono i paddle del cambio al volante. Sinceramente per questa versione speciale mi sarei aspettato qualcosa di magari un pochino più rifinito, magari delle belle palette un pochino più grosse per avere un pochino più di presa. Questo direi che è più un tasto del volume, ma va bene anche così. Faccio vedere come si sta nella parte posteriore, sedile che è regolato per la mia altezza, ma anche qui nessun problema ad entrare all'interno, tanto lo spazio per la testa riesco ad avere ancora un po' per le ginocchia, anche per affrontare un viaggio piuttosto lungo. Anche qui i materiali sono davvero di livello, sia per quanto riguarda i sedili che anche le portiere. Qui abbiamo legato il nostro zainetto per non fargli fare la fine di un chicco di riso all'interno di una maracas. C'è il tunnel centrale, perché la piattaforma MQB volendo può ospitare la trazione integrale. Questo complica un po' la vita al terzo passeggero, magari nei viaggi lunghi, ma non c'è comunque nessun problema per poter viaggiare in tre persone in tragitti un pochino più brevi. Detto questo, allora direi che è arrivato il momento di gettarsi al volante e vedere come se la cava questa Cupra R. E direi allora di partire anche con un bel launch control, modalità Cupra, sinistro sul freno, destro sull'acceleratore. Mamma mia ragazzi, non avete idea della violenza di questo mezzo. Hyundai 30, guardati le spalle, perché quanto a sound qui siamo messi davvero bene, soprattutto quando si sale di marcia, ma quando l'impianto comincia a scaldarsi per benino. Cominciano ad arrivare dei bei botti da dietro. Oh, giuro, starei tutto il giorno a farvela sentire senza dirvi niente. Non avrei mai pensato di trovarmi di fronte a un mezzo così coinvolgente, così intuitivo, semplice e soprattutto veloce. Quest'auto è veloce, un assetto che non ha una predilezione particolare né per sottosterzo o sovrasterzo, ma è semplicemente neutro e vi fa fare davvero tanta strada. Sarà che forse sulle stradine qui di casa sono un pochino più disinibito e riesce meglio a esplorare i limiti di questa Cupra R, ma mamma mia che spettacolo ragazzi. La cosa più bella è il motore, che è sempre pronto sotto ai medi e allunga bene fino a 6500 giri. Il limitatore infatti è stato spostato più in alto rispetto alla Cupra normale, ma è davvero stupenda. Devo dire, avevo provato anche la Golf R sempre con lo stesso motore, ma non ha nemmeno la metà della personalità che c'è sotto questa Leon. Uno sterzo molto molto preciso, peso secondo me perfetto, è uno sterzo che trasmette tutto il lavoro di questo differenziale a controllo elettronico, sì, ma ad azionamento pneumatico, che guardate riesce davvero a tirarvi fuori da tutte le curve. Merito anche di queste stupende P0, i Pirelli sono davvero a loro agio con questa vettura, e guardate, riuscite a essere così precisi che l'auto non allunga mai, non allarga mai
la traiettoria, riuscite sempre a metterla dove volete. Guardate che... Una cosa che sicuramente direte è: ma questo cambio automatico, questo cambio che comunque può essere operato manualmente, non smorza un po' la connessione che si creerebbe con l'auto, con un manuale? Potrei dirvi, da una parte è vero, ma la reattività di questo DSG anche in scalata, vi faccio vedere, siamo in terza, ma se chiedo la seconda arriva in un batter d'occhio, e il manuale sarebbe molto molto più impegnativo. Quindi con questo riuscite a fruire dell'auto in una maniera un pochino più tranquilla e potendo concentrarvi meglio su quello che succede sotto le ruote. Vi faccio per esempio vedere questo bel curvone in appoggio, quarta marcia, macchina che non fa una piega e c'è tanto tanto motore per continuare. Vedete, un po' sobbalza, è vero, ma è il bello di questo assetto, che secondo me anche in pista avrebbe da dire la sua senza problemi. Questo differenziale, ragazzi, quanto lavora! Davvero un'auto, non avrei mai pensato di trovare tutto questo sotto una Leon. La cosa più bella ancora, devo dire, sono i freni, un mordente decisissimo, prontissimo. L'unica cosa, mi sarebbe piaciuto un pedale del freno un pochino più macio, nel senso un pochino più duro, anche se la modulabilità è alta e si riesce secondo me a, appunto, approcciarsi alle prestazioni dell'auto in maniera un pochino più sicura. È molto amichevole in questo senso, non aspettatevi qualcosa in stile Yaris GRMN, ecco, non è così selvaggia. Diciamo che vi dà la possibilità di capire cosa riesce a fare un'auto con una cavalleria del genere, con un assetto del genere, ma appunto senza farvi sudare più di tanto. Che mezzo, ragazzi, sentite qua. E non è tutto, volevo concludere facendovi vedere anche l'aspetto più civile di questa Cupra R, perché a tratti è davvero inaspettato. Come vi ho detto, ho fatto molti chilometri, tanti anche in autostrada, e l'auto si è rivelata davvero perfetta anche per la vita di tutti i giorni, ma a un livello che pochissime rivali così specializzate possono permettersi, devo dire. Sinceramente non me l'aspettavo così confortevole anche nei lunghi viaggi, a livello di sedili, a livello di sospensioni. Guardate, ve la faccio vedere anche su questi tombini, su queste sconnessioni, su tutto quello che si trova all'interno dei centri abitati oggigiorno. Ma l'auto riesce a essere sorprendente, mi sarei aspettato pugni a ogni minima sconnessione, e invece davvero si rivela un'auto che potreste tranquillamente lasciare alla mamma o alla fidanzata. Non fatelo mai, per la vita di tutti i giorni, per le faccende di tutti i giorni. Certo, c'è da dire che i consumi, anche stando attenti, sono parecchio tragici. Diciamo che si sta su una media di 8-9 km con un litro quando si va piano, quando accelerate vi lascio immaginare voi quello che succede. Ma guardate, anche in una ripartenza come questa, mi sono scordato di mettere la freccia, ricordatevi sempre la freccia, l'auto è tranquilla, molto dolce, il cambio è impercettibile in modalità automatica, non ci sono esitazioni, non ci sono strattoni, e anche i freni, che hanno un mordente pauroso, comunque non vi inchiodano al sedile, tranquillamente li potete, anche se andiamo con una certa decisione, non c'è questa inchiodata contro il volante. Davvero un'auto a tutto tondo, devo dire, sorprendente per certi versi, tutta la connettività di cui avete bisogno per il vostro smartphone, eccetera eccetera, tanto spazio, perché alla fine si tratta di una segmento C che vi dà la possibilità di viaggiare in quattro con relativi bagagli, anche se diciamo il suo mestiere è un po' un altro.
ma è davvero una bella sorpresa. È un po' un peccato averla conosciuta un po' tardi e soprattutto è un po' un peccato che si tratti di una versione di un'auto che fondamentalmente sta per andare in pensione, ma spero che questa sarà la base da cui ripartiranno i tecnici Cupra per lo sviluppo della futura Cupra Leon. Parliamo allora del prezzo anche, siamo poco oltre i 46.000 euro, una cifra che non potete spendere fondamentalmente perché sono state già tutte vendute e non ne faranno altre, una cifra che vi fa girare la testa sicuramente verso altri lidi, ma considerando che si tratta di un esemplare in tiratura limitata e che ci sono delle finezze a livello di assetto, come vi ho spiegato, che di solito non si trovano, credo che buona parte di questo prezzo sia giustificato. Detto questo, allora fatemi sapere voi quali sono le vostre considerazioni, le vostre prime impressioni su questa Cupra R qui sotto nei commenti di YouTube, ovviamente sul nostro sito automoto.it. noi invece ci vediamo al prossimo video, un saluto, ciao ciao!